In primo luogo vorrei iniziare col dire che amo i giochi di Pokémon e ci gioco ancora quando non sono troppo occupato. Sono anche un seguace di creepypasta, per lo più quando si occupano di giochi. Soprattutto, di Pokémon. Un giorno, mentre tornavo da lavoro, ho iniziato a cercare alcune delle raccapriccianti creepypasta sui Pokémon. Un video particolare attirò la mia attenzione, e dato che ero molto curioso, cliccai sul link ed impostai il volume. Il video iniziò un po' lento, per la lunga introduzione. Poi, la canzone iniziò. Chiusi subito la finestra del mio computer e lasciai la stanza terrorizzato. La canzone mi aveva fatto sentire come se qualcuno di non umano e molto vicino mi stesse fissando. La canzone si chiamava Hypnos Lullaby. Non fu il testo che mi spaventò, ma la canzone in background. La canzone della città dove tutti toglievano il volume quando vi entravano, la città di Lavandonia. Dopo non aver giocato a Pokémon per giorni, incominciai a dimenticare la canzone di Lavandonia e mi dimenticai persino dell'Hypnos Lullaby. Così, accesi il gioco e ricominciai a giocare. Dopo ore di gioco, decisi di andare a riposarmi e di spegnere il gioco. Quella notte non riuscivo a dormire. Ero sconvolto, non riuscivo a dormire, e pensai che se avessi chiuso gli occhi e contato fino a 100 mi sarei addormentato. Quando, ancora in stato di veglia, fui svegliato dal suono di una canzone. Una canzone dal suono terrificante. Il mio cuore accelerò i battiti. Proveniva dalla stanza dopo la mia. Il computer in camera. In un primo momento, pensai che fosse la mia immaginazione. Così con il cuore in gola entrai nella stanza. Gridai, ma l'eco del mio urlo rimbombò nella stanza silenziosa. Tutti attorno a me erano bambini senza vita e con due buchi vuoti al posto delle orbite, anche se sembravano fissare qualcuno nel mezzo della stanza. Un ipno con un sorriso squilibrato e occhi grandi. Ha iniziato a cantare, i bambini hanno fatto altrettanto e hanno cominciato a cantare con lui. Si è avvicinato a me e ad ogni passo, la canzone aumentava di volume. Poi, l'ipno ha cacciato un urlo piuttosto forte, e svegliandomi mi sono ritrovato sul mio letto. Ho sospirato e ho appoggiato la mia mano in basso, ma ho sentito qualcosa di freddo. Ho guardato lì dove avevo appoggiato la mano, e ho visto il mio gioco acceso. Sullo schermo, si vedeva il mio personaggio nella città di Lavandonia. La musica continuava. Pensai che questo era il motivo per cui avevo avuto un incubo, quando improvvisamente, molto vagamente ho sentito qualcosa. Come little children, come with me, safe and happy you will be, away from home now let us run, with Hypno you'll have so much fun, oh little children please don't cry, Hypno wouldn't care to fly, be free to frolic, free to play, come with me to my cave to stay. Oh, little children, please don't squirm. These ropes I know will hold you firm. Now look to me, the pendant calls. Back and forth your eyelids fall. Oh, little children, you cannot leave. For you, your families will grieve. Minds unraveling at the seams. Allowing me to haunt their dreams. Do not wail and do not weep. It's time for you to go to sleep. Little children, you were not clever. Now you'll stay with me forever.